Ok, puoi andare, Carlo. grazie. Allora, Buona andiamo al lezione Mandi a questa tutti. sera. Nord a 20 punti, quindi bilanciate. Diciamo che la maggior parte ha aperto 2 senza. Est di Carapasso e sud 3 senza. Tocca est all'attacco. L'est non ha nulla di meglio che non quadri dove ha la sequenza di fante 19 e quindi l'attacco è fante di quadri. Ora mettiamoci nei panni del dichiarante. Qual è il piano di gioco? Voi vedete, sicuramente tre prese quadri, due picche e una cuori. Quelle certe sono sei. A picche, diciamo, potrebbe anche farne sette, anche pagando la donna. Quindi, cioè, potrebbe farne tre a picche, quindi arriviamo a sette. Ma vedete che anche a cuori è un po' difficile, perché è vero, abbiamo una sostanziale doppia ferma, però è Renata, difficile ti mando produrre il un'altra link. presa a Sì, cuori. no, lì che ce l'ho, mi vedo anche sullo schermo. E com'è che Cosa? non senti? Accendi, quello dipende da te. Scusa, aspetta un attimo che devo andare di là perché sto facendo la lezione nonno K, scusa, non posso parlare, se no mi sentono tutti. Posso continuare? Vai, Sì. vai, Ok, Carlo. quindi allora vediamo che la strada però la più logica sembrerebbe quella di fare le prese che mancano a fiori. Pronto, Renata? Dimmi. Quadri e si prende di palla. Però attenzione, vi faccio vedere l'errore che hanno commesso in tanti. Hanno giocato la dama di fiori. Dama di fiori, piccola. E ovest, che c'ha ansia e fante terzi, vedendo qual è la situazione, non gli costa nulla a lisciare. E lisciando, qui sta condannando il contratto, perché vedete, adesso Nord continua a fiori e ancora non sa se deve passare re o se deve passare lisci, non si sa bene. Comunque vedete che qualsiasi carta giochi, ovest vince, vedete. Se avesse passato il re, ovest avrebbe vinto con l'asso e praticamente ha bruciato tutte le prese di fiori. Adesso continuano i quadri e vedete che adesso il dichiarante si troverà veramente in una situazione di crescita. Adesso prende al morto, visto che i fiori non ci può più andare, quindi sono bruciate, prova a lampasti picche. Anche questo qui va male e come vedete, fra poco questo condanno, questo contratto è destinato a cadere. Si poteva giocare meglio e adesso vi faccio vedere come va giocata questa mano. È giusto giocare sulle fiori, però proprio per evitare che gli avversari possano farmi una trappola, cioè lisciare la donna di fiori, questa mano qui, adesso vediamo, il contratto è tre senza. Però 5 di fiori, si lascia trova un all'attacco il campo fante di quadri. libero. Si vince a quadri di mano e si gioca a fiori, ma non la donna. Bisogna giocare la piccola fiori. Piccola fiori e passiamo pure l'8, il 9, il 10. Cosa possono fare gli avversari? O me lo lisciano oppure prendono. Se prendono con il fante e magari tornano, che so, tornano a quadri, noi vinciamo di mano Giochiamo con in la quadri donna, giochiamo la donna, e giochiamo la dama di fiori e la superiamo con il re. Vedete che avendo l'ingresso con re di quadri a morto, adesso io mi sto assicurando tre prese di fiori. Quindi farò tre prese di fiori, sommate alle tre quadri, alle due picche e alla cuori, si arriva facilmente a 9. Vedete, dopo il fante di fiori, se ovest si gira, gioca, dovesse giocare cuori, non cambia niente. No? Ecco, noi siamo in grado di mettere qua 8, 9 di cuori e controllare completamente la situazione. L'importante era giocare in questo modo qui dei fiori per assicurarsi il contratto. Se per caso l'otto di fiori dovesse far presa, cioè se me lo lisciano, ovviamente si rigioca di nuovo piccola fiori verso la donna e adesso in ogni caso ci siamo assicurati due prese di fiori, perché se facciamo la presa con l'otto, poi giochiamo fiori verso la donna, gli avversari prendono. Anche se hanno ancora il fermo a fiori, io in ogni caso faccio due prese di fiori, che
che posso sommarle alle tre prese di guardia, alla presa dei cuori e a tre prese di picche, perché in questo caso qui dopo affrancherò una presa di picche. Bene, mano numero due. Allora, in questa mano est a 12 con la quinta di quadri, la quarta di picche, è normale l'apertura rapida di un quadri. Sud dichiara basso, ovest dichiara un cuori, nord dichiara basso, est dichiara un picche, sud dichiara basso. Con le carte di ovest, adesso cosa si dichiara? Bene, avendo l'apertura col compagno che è aperto, è normale fare il quarto colore forzante, si dichiara due fiori. Questo qui, con questo messaggio, diciamo, compagno che siamo forti, che vogliamo giocare meno manche, e soprattutto adesso ci stiamo chiedendo se ha la ferma di cuori, cioè la terza di cuori, in modo da che mi possa appoggiare, o se non ce l'ha, soprattutto di dirmi se ha ferma di fiori. Vedete che adesso est non ha la terza di cuori, quindi non dichiara due cuori, però ha la ferma di fiori, quindi può dichiarare due senza. A questo punto sud dichiara passo e ovest può andare a tre senza. Anche in questo caso sull'attacco di sud normalissimo è fante di fiori. È il migliore attacco, diciamo, che hanno a disposizione i difensori. Allora, il dichiarante, vedete che ha. Intanto ha due prese di fiori. Due prese di cuori, tre prese di quadri, siamo a sette e bisogna farne nove. È difficile immaginare di riuscire a fare una presa di picche. Certo che giocando picche, 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 riusciremo anche ad affrancare una presa di picche, però fanno in tempo prima gli avversari ad affrancarsi le fiori. Quindi abbandonate l'idea di fare una presa a picche. Questa mano qui, bisogna giocare, se le quadri sono divise 3-2, si fanno 5 quadri, 2 cuori. E due fiori e siamo a porta. Se invece le quadri sono 4-1, ecco, se le quadri sono 4-1, non bisogna commettere questo errore qui. Vediamo, fiori. Noi prendiamo di mano, con l'asso, con re indifferente. Adesso, se uno gioca quadri in questo modo qui, re di quadri, asso di quadri. Ecco, e ci accorgiamo che le quadri sono 4-1 e vedete, noi praticamente adesso il nostro contratto è pressoché morto, perché certo possiamo giocare ancora quadri, quadri, però arriviamo soltanto a fare 8 prese, perché dovendo dare una presa a quadri agli avversari, noi riusciremo a fare 4 prese di quadri, 2 prese di fiori, 2 prese di cuori, gli avversari fanno in tempo ad affrancarsi le fiori e quindi a quel punto lì il contratto è destinato anche in questo caso a cadere. Ci siamo bruciati la seconda possibilità che offriva la mano. Qual era? Era quella dell'affrancamento dei cuori. E allora qui, questa mano qui andava giocata in questo modo. Torniamo indietro, rimetto la mano. Bisogna provare tutte e due, sia che le quadri, se le quadri sono divise e si fanno 9 prese. Se le quadri sono 4-1, abbiamo la possibilità di verificare se le cuori sono divise, però dobbiamo, per poter giocare le cuori bisogna avere l'ingresso al morto. Quindi, allora, il contratto, vediamo, è tre senza. Vorrei farvi vedere come si gioca correttamente la mano. Donna Prendiamo quadri. i fiori. Vogliamo verificare le quadri, va benissimo, giochiamo asta di quadri però. E non la re di quadri, ma giochiamo una piccola. Ora, La donna cosa di succede? quadri. Quando noi adesso, giocando la piccola quadri per la donna, se le quadri sono divise, cioè tutte rispondono, è chiaro che possiamo giocare il re di quadri, poi andiamo in mano con la cuori, ci cacciamo le quadri e abbiamo le nostre 9 prese. Ma se le quadri sono 4-1, ecco che adesso andiamo a verificare le cuori. Giochiamo le cuori. Di fuori, Tenendo presente che però abbiamo l'ingresso al morto con il re asso di di cuori, quadri. Quindi vedete, adesso gioco ancora cuori. E cuori gli fuori, avversari possono vincere. Io adesso scarto le quadri nulle. vai.
Vedete che mi sono affrancato due prese di cuore, io ho l'ingresso di re di padre, come vedete adesso gli avversari se mi giocano con fiori, io prendo, se giocano, se incassano le tre picche va benissimo, non ci sono problemi. Altrimenti se giocano ancora a fiori, noi prendiamo, adesso giochiamo quadri e incassiamo le due fuori del morto e così reclamiamo le nostre nuove prese. Mano numero 3. Dunque, allora, questa mano sud a 18 è normale l'apertura di un cuore. Cuori, ovest, dichiara passo. Ecco, adesso a secondo dei sistemi, chi fa la Berger dia pure gli appoggi Berger, dando praticamente l'appoggio quarto e 8-10 punti. Altrimenti si gioca naturale, uno dichiara due cuori e vedete, anche con la dichiarazione di due cuori, sud che a 18 può andare tranquillamente a 4. Allora, l'attacco è dama di picche, attacco naturale. E adesso vediamo, questa mano già ha cominciato a fare delle vittime. Perché? Perché vedete, in questa mano voi avete quattro prese a cuori, due prese a picche, poi potete farne a quadri o anche a fiori. E, come al solito, giocando in A2 è meglio contare anche subito immediatamente quali sono le perdenti, soprattutto quelle ineluttabili. E quindi ineluttabili ce ne sono due, l'asso dei cuori e l'asso dei quadri. Dopodiché, vedete che abbiamo anche la possibilità di perdere una presa a picche se non troviamo il modo per sistemare la cartina di picche che abbiamo in mano o quella del morto. E poi a fiori. C'è anche la possibilità di perdere una presa a fiori se il re di fiori è messo male. In definitiva, quindi, questa mano qui, se non si gioca, se si gioca in modo distratto, vi faccio vedere come l'ha giocata qualcuno. Ecco, se uno si gioca fuori, questa mano qui, esatto, esce può prendere e rigiocare picche. E vedete che fra poco, veramente si corre il rischio di perdere una presa a picche, una presa a cuori. Una presa a quadri e poi tutto dipende dalla pasta di fiori. C'è chi ha pensato, ma invece di giocare cuori, uno potrebbe giocare subito immediatamente quadri, prendere picche per giocare quadri. Anche questa è una strada che non è, diciamo, tra le migliori. Vediamo, est vince con l'asso e ritorna a picche. E vedete, adesso si vince con l'asso. È chiaro che non possiamo giocare cuori. È perché bisogna dopo sperare che vada bene la pasta di fiori. Quelli che hanno provato a giocare quadri per scartare la perdente di picche, ahimè, hanno scartato la picca, però si sono presi un taglio. E come vedete, adesso pagando anche il taglio a quadri, questi giocano qua. Adesso tutto dipende dalla posizione del re di fiori. E trovando il re di fiori storto, si può andare sotto. Infatti si va sotto giocando in questa mano. Anche questa mano ve la rimetto e vi faccio vedere il modo corretto di giocare la mano. La strada migliore per giocare la mano è quella di affrancare immediatamente una presa di fiori per scartare la perdente di picche del morto sulla fiori. Allora, il contratto è quattro cuori. È una giocata un po' anomala perché bisogna partire di mano, eh? Senza. Vedete che se io gioco cuori, allora picche si vince. Adesso se noi giochiamo cuori oppure quadri, abbiamo visto che sì, si va sotto in questa mano. Bisogna giocare subito fiori, ve ne dovete infischiare. Certo che pagherete la presa al re di fiori. Però adesso vedete che la situazione è un po' diversa rispetto alle quadre. Il fatto è che abbiamo meno fiori, diciamo, abbiamo solo 5 fiori sulla linea, quindi basta che ci passi il terzo giro di fiori. Pesca da adesso, Ovest vince, gioca con la picche. Vedete che noi adesso possiamo vincere con la picche e giocare il fante di fiori per scartare la perdente di picche che abbiamo morto. E ora possiamo anche giocare tranquillamente cuori e pagheremo ancora la presa all'asso dei cuori, la presa all'asso dei quadri, però
abbiamo salvato il nostro contratto, cioè pagheremo alla fine una quadri, una cuori e una fiori e niente picche. Mano numero 4. Allora, ovest apre in picche, nord dichiara basso, est è come nella mano di prima, nella mano precedente, per chi fa la Bergen, con quelle carte lì può dare l'appoggio quarto di picche con una decina di punti, altrimenti dichiara naturali. Io adesso vi faccio una dichiarazione naturalissima, due picche, oppure per chi gioca tre picche in bilancio si può dire anche tre picche, e come vedete è ovest. Anche in questo caso ovest a 17 e diciamo che può andare a 4 picche. Dunque, vediamo un po'. Nord, che attacco a nord? Certo, nord potrebbe fare l'attacco sotto piccola, sotto re di cuori o sotto re di quadri, sono tutti attacchi aggressivi. Diciamo che anche per qui è attaccato sotto piccola fiori. Ecco. Che è l'attacco migliore, guardate, beh. Certo, anche l'attacco cuori andava bene, però con l'attacco a fiori, mettiamoci nei panni di dichiarante, guardate, dichiarante, questa mano ha 5 prese a picche, una a cuori 6, una a fiori 7 e potrebbe farne anche 3 a quadri, anche pagando la presa di re. Contiamo le perdenti a picche niente, possiamo perdere due prese di cuori. Una presa di fiori se la passa male e anche una presa di quadri. Quindi attenzione, questa mano qui, chi ha cominciato a fare una base di fiori si è trovato in questa situazione. Sutton vince e decide di giocare cuori dove c'è dama fa dei 10. E adesso il contratto veramente comincia a essere in pericolo. Perché qui adesso se non va bene la base di quadri si può andare sotto. E allora, qual era la strada mia? Quella, noi abbiamo già 10 prese. Non bisogna giocare la dama di fiori, stiamo giocando in duplicato, cioè il torneo vince, cioè il valle il punteggio come se fossimo in duplicato. Qui bisogna vincere immediatamente il passo di fiori. Certo, abbiamo sacrificato eventualmente la possibilità della pass di fiori per fare la presa con la donna, ma noi dobbiamo assicurare il nostro contratto. Ora togliamo di mezzo le picche degli avversari. Re di picche, giochiamo anche la dama di picche, ecco, manteniamo l'asso di picche di ingresso al morto. Asso di picche, giochiamo anche la fante di picche. Abbiamo eliminato le picche, adesso giochiamo quadri, ce ne infischiamo di dovere, non ci interessa la posizione dell'asso, e noi giochiamo quadri. Vedete, gli avversari magari diciamo, vediamo che vincono a quadri e possono giocare ancora a fiori. Su vince, diciamo che Sud adesso gioca a cuori, ma noi il nostro, le 10 prese le abbiamo già, perché abbiamo, vinciamo sui cuori, sblocchiamo il fiore di quadri, e vedete che ho il 10 di quadri vincente al morto, possiamo andare al morto con la picche. E adesso ci incassiamo 10 di qua, che è la nostra decima presa. E quindi senza fare nessuna passa né a fiori né a quadri, ci incassiamo le nostre 10 prese. Mano numero 5. Allora, nord. A 12 brutti, però sono tre assi, quindi è normale l'apertura di un fiore. Un fiore, est dichiara passo, sud dichiara un picche, ovest dichiara passo e nord dichiara un senza. Est passo. Ecco, vedete, con le carte di sud, se giocate il cambio di colore sempre forzante, potete dichiarare tranquillamente anche due cuori in questa sequenza. Se invece fate due cuori, che può essere una mano limite, allora dovete passare per i due fiori interrogativa. Quindi, a secondo del sistema che usate, se il due cuori è forzante, dichiarate tranquillamente due fiori, altrimenti giocate il vostro sistema. Allora,
supponiamo che sud di tali due poli, ovviamente forzante, passo, nord corregge due picche, perché ha tre carte di picche, e sud può andare a quattro picche. E l'attacco di ovest, re di quadri, troverà la semplizia. Dunque, guardate questa mano qui, sempre contando le perdenti. Noi abbiamo sicuramente una perdente a picche, ci manca dama fante 10, anche se ne troviamo 3-2, una presa a picche la dobbiamo dare. Sicuramente dobbiamo dare anche una presa a cuori, una presa a quadri e a fiori niente. Quindi, in teoria, cioè, sperando che le cuori o le picche siano divise, qui abbiamo una perdente a picche, una perdente a cuori. È una perdente a quadri, però dobbiamo fare 10 prese. Ora, anche immaginando le picche divise, possiamo fare 4 prese a picche, una a quadri, due a fiori e arriviamo a 7, due a cuori e arriviamo a 9. Ancora non arriviamo a 10. Per fare 10 bisognerebbe o affrancare la quarta a cuori oppure tagliarla al morto. Ma attenzione, guardate, adesso vi faccio vedere queste mani qui che possono capitare spesso. Vediamo, se voi vincete con l'asso e adesso giocate subito asso re di picche, quello che hanno fatto molti di voi, giocate asso re di picche, ecco, le trovate divise. Bene, adesso gli avversari hanno una picca vedente. Adesso che cosa potete fare? Adesso se giocate fuori, e non le trovate divise 3-3. Guarda, vediamo, speriamo che giocate cuori. E ancora cuori. Adesso, se le trovate divise, tutto va bene. Se invece quello che vince, e le cuori sono 4-2, e ha l'ultima picchetta, ci batte la picche, e vedete che il contratto viene condannato, perché adesso paghiamo la presa a picche, la presa a quadri e due prese di cuori. Allora, ritorniamo indietro, vediamo un po' come si poteva fare. Visto che non possiamo battere asso re di picche, abbiamo visto cosa non va bene. Potremmo giocare subito, allora, vediamo, il contratto è 4 picche. E l'attacco è re di quadri. Qui possiamo lisciare o prendere, è indifferente, non è questo l'importante. L'importante è che adesso non possiamo battere asso re di picche, abbiamo visto che con quello, in quel modo lì, pur trovando le picche 3-2, non riusciamo a fare 10 prese. Dovremmo riuscire a tagliare una cuori, però se giochiamo asso re di cuori adesso, senza aver battuto le altre. Ecco, e giochiamo ancora fuori. Guardate poi invece che cosa ci può capitare. Ecco, questo ha vinto. Si può incassare con tre quadri. La cosa che è importante è che può giocare ancora cuori. E guardate, adesso giocando ancora cuori, noi siamo costretti a tagliare al morto. Tagliamo, capito? Ci becchiamo sul taglio e adesso fra poco. Anche in questo modo il contratto viene condannato perché ha tagliato quello che aveva soltanto due carte di picche e adesso abbiamo ancora una perdente a picche. E allora non possiamo abbattere le altre, non possiamo anticipare le cuori. Qual è il modo per giocare correttamente questa mano? E ve lo faccio vedere adesso. Giochiamo finalmente la nel modo corretto. Allora, il contratto è 4 picche. La risposta è dobbiamo sperare che le cuori e le picche siano divise. Allora, ed effettivamente sono divise. Però come si fa a fare la mano? Allora, qui si prende e si gioca subito cuori, ma non si batte l'asso re. Si fa quello che viene chiamato colpo in bianco. Vedete, l'avversario vince. Diciamo che può giocare quadri. E ora? Qualsiasi cosa giochi, anche se giocano cuori oppure giocano quadri, vedete, noi possiamo, mettiamo che giochino quadri, tagliamo. Ora possiamo battere asso re di picche. La situazione è diversa da prima, abbiamo già ceduto la presa di cuori agli avversari, la presa che spettava loro. Adesso mettiamo asso re di picche e
Adesso andiamo a giocarci le cuori. Se sono divise, bene, se sono anche 4-2, non ci fa paura perché adesso noi ce la tagliamo la quarta. Anche se ci dovessero tagliare le di cuori, non cambia nulla, abbiamo ancora la tool per poter tagliare la perdente di cuori. In questo caso, taglio la cuori al morto e mi sono assicurato le 10 prese. Adesso, certamente pagherò ancora una presa picche, però io ho fatto le mie 10 prese. Colpo in bianco. Mano numero 6. Vedete che questa mano qui assomiglia moltissimo a quella di prima, soprattutto anche per quanto riguarda la dichiarazione. Vedete, este, anche in questo caso, sa l'apertura e apre un fiore. Sud dichiara basso, e come prima, ovest dichiara un picche, nord dichiara basso, est dichiara un senza. Vedete, assomiglia tutto alla mano di prima, anche in questo caso, come il solito discorso che abbiamo fatto prima, se, ovest, se il cambio di colore è forzante può dichiarare due cuori, est corregge a due picche, perché ha tre carte di picche, e non ha quattro cuori, e ovest chiude alla manche a quattro picche. E l'attacco di noi è re di quattro. Vedete, assomiglia tutto alla mano di prima, ma adesso non bisogna fare l'errore di imitare la mano di prima. Vedete, mentre prima avevamo l'asso re di picche e avevamo l'asso di quadri in più, adesso non abbiamo più l'asso di quadri e quindi dobbiamo pagare subito immediatamente due pesi di quadri agli avversari. Quadri, quadri, e questo gioco ancora quadri. E noi lo tagliamo. Ora, che si fa in questa mano qui? Possiamo battere le atù e poi abbiamo pagato due quadri, abbiamo ancora una perdente di cuori, ma prendi questa mano qui, guai a fare il colpo in bianco. Ecco, se noi imitiamo la mano di prima e dovessimo fare il colpo in bianco, aspettate, scusate, qui vince. Diciamo che questo qui torni a fiori oppure giochi ancora a cuori o picche. Vedete che questo colpo in bianco è diventato una cosa deleteria, perché adesso che facciamo? Ci dobbiamo dare. Se giochiamo adesso, prendiamo a fiori, battiamo due giri di atù, ma noi abbiamo ancora la cuori perdente. Se i cuori non sono 3-3, abbiamo ancora la cuori perdente. Come facciamo adesso? Qualcuno dice, beh, posso battere due giri e adesso me la taglio. Bravo! E questo è il problema, però, che se non trovo dei cuori 3-3 e mi tagliano loro il loro nome di cuori, e qui ho fossato il contratto. Scusate, cosa è successo qui? Allora, l'asso di cuori, no. È successo qualcosa in questa mano? No. Allora, vediamo. Ah, ecco, se io do il colpo in bianco a cuori, è chiaro che adesso mi possono, se quello che ha la terza di picche, no, non è, aveva solo due cuori, mi potrebbe, nel caso specifico va bene lo stesso, ma se io adesso trovo, gioco cuori, e le cuori non sono 3-3 e me la tagliano, e voi vedete che io posso dare, certo dovevo battere un altro giro di atù e la cosa andava bene, però è sbagliato giocare in questo modo. Ora vi faccio vedere il modo corretto di giocare a mano, che non me ne importa nulla come chi ha la terza di picche o anche se dovesse essere 4-1. Non si fa il colpo in bianco qui. Qui si taglia la quarta, eventualmente la quarta cuore, se non è già vincente di natura, la si taglia a morto con l'asso di picche per evitare sorprese. Quindi allora, vediamo il contratto e quattro picche. L'attacco è re di quadri. Quattro.
questi giocano ancora a quadri, noi la tagliamo, e si gioca immediatamente asso di cuori, re di cuori, e certo, se le cuori sono divise, la quarta cuore diventa vincente, ma anche se non sono Hi divise, there. questa è Let me show you una how to cosa recover faccia. lost photos, Adesso, music, poi or ho un videos. modo, Use it. sento un No, eco no, qua. nulla, Carlo. Allora, c'è il modo di tagliare, posso tagliare eventualmente, se questi mi giocano cuori, a differenza di prima, non c'è la promozione del tuo avversario, questa la posso tagliare tranquillamente con passo di cuori, perché ho tutti gli attun maggiori in mano, e a questo punto posso battere gli attun e reclamo tutte le prese. Mano numero 7. Dunque, allora, sud dichiara passo, ovest passo, nord a 19, va, diciamo nord apre di cuori, est alla tricolore con apertura, e quindi è normale che dichiari conto. Sud dovrebbe dire due cuori, è vero che c'è solo 6 punti, però è questa la domanda. Se sud dichiara passo va benissimo lo stesso, l'importante è no, far capire al compagno che abbiamo qualcos'altro, cioè abbiamo l'appoggio a cuori e qualche punto ce l'abbiamo. Su quelli che hanno detto passo, vedete, ovest dichiara due fiori, qualcosa deve dire, oppure c'è cioè, quelli che hanno dichiarato un senza, è un po' esagerato, quindi è normale dichiarare due fiori. Vedete che adesso nord dichiara contro, per dire che ha la mano forte, est dichiara passo, e sud che fa adesso? Dichiara due cuori, però. Non è che riuscite a dare, perché questo due cuori poteva venire anche da niente, cioè è costretto a dichiarare, visto che il suo compagno ha detto che deve avere una mano forte, una mano buona. E qui si corre il rischio di non chiamare la mancia. Invece, allora, vediamo un po'. Se sud dice subito due cuori, diventa facile per nord prendere subito la decisione e andare a mancia direttamente a quattro cuori. Tocca a est attaccare, est può, diciamo che l'attacco a fiori è quello più normale, avendo la sequenza dama fante 10-9. Allora, il dichiarante in questa mano apparentemente sembra che ci siano 5 prese a cuore, una a picche 6, 2 a fiori 8, una presa a quadri 9. E la decima? Beh, la decima dice, beh, mi posso tagliare la terza a fiori a morto. Quindi in questa mano si fanno 5 cuori, una picche 6, una quadri 7, 2 fiori 9 e un tagli a fiori 10. Però c'è un problema, siamo sicuri che le cuori siano divise perché abbiamo contato 5 cuori. E invece questa mano qui, bisogna però tenere presente che è stato dichiarato conto, quindi è probabile che abbia la quarta di picche, ecco, non dovrebbe avere, o almeno tre carte di picche le dovrebbe avere. Questa mano qui, attenzione, prima di tagliarsi la fiori e dopo confidare tutto nella divisione delle cuori, abbiamo, certo, abbiamo anche la possibilità a quadri, però è difficile riuscire a fare un'altra presa a quadri, tenuto conto che è stato detto conto. Allora, quella mano, la mano si gioca in questo modo, guarda, si prende passo di fiori di mano senza consumare re e si gioca immediatamente passo di picche e picche. Tra poco vedremo il motivo. Passo di picche e picche. Vediamo, gli avversari vincono. Che cosa può giocare? Mettiamo che questo giochi quadri. Ecco, noi facciamo anche vincere col lazzo. Attenzione, avete visto quelle persone? Adesso giochiamo fiori. E giochiamo picche e la tagliamo. Mi avete seguito fino adesso? Vedete che qual è il là? Adesso giochiamo fiori, finalmente la tagliamo al morto.
Ora, prima di giocare ancora fuori, perché dobbiamo giocare ancora qui. Cosa ci può succedere? Se per caso dovesse avere Ovest alla quarta picca, nessun problema, ci scattiamo da quarti. Ma se, come è probabile dalla dichiarazione, che sia Est ad avere la quarta picca, guardate, adesso giocando picche del morto, vedete, e l'ultima picca ce l'ha proprio Est, guardate un po' che cosa è successo. Che se Ovest scatta, noi tagliamo con la picca, con la piccola, e fra poco faremo facilmente i nostri 10 mesi, perché abbiamo ancora da fare il re di cuori, l'asso di cuori e la dama di cuori. Se infine, torniamo indietro, dovesse, vedete che qui adesso, prima di giocare picche, io avrei potuto anche incassare asso e re di cuori, mi faccio vedere. L'importante è riuscire a realizzare le piccole a tutti in mano. Allora, dopo aver fatto la presa, ecco, ha tagliato la fiori, giocando però picche, se per caso Ovest taglia e dovesse tagliare alto, noi possiamo tranquillamente scartare una cosa di perdente e la cosa non ci è costata nulla. Abbiamo anche potuto incassare, dipende, vediamo un po', torniamo indietro. Possiamo anche, se prima di giocare la picche, possiamo anche incassare l'asso e re di cuori, asso di cuori. Dopo aver tagliato la fiori, giochiamo asso di cuori. Piccola cuori. E la vinciamo con il re. Adesso abbiamo visto che lì a turno sono 4-1. Adesso giochiamo picche e come prima, se per caso Ovest taglia, noi scattiamo una perdente di quali. Altrimenti, se Ovest non taglia, noi realizziamo la piccola tu di mano e abbiamo fatto le nostre 10. Adesso incassiamo la donna di cuori e le ultime due le cediamo agli avversari. Mano numero 8. Vediamo questa mano, Ovest passo, Notte passo, Est apre un cuori, Sud passo. Ecco, la curiosità di questa mano è questa. Allora, ci sono di quelli che giocano praticamente che dopo essere passati fanno la Druri. Ecco, le carte di Ovest hanno dichiarato due fiori per dire abbiamo 9, 10 punti, 11, da 9, 11 punti con l'appoggio terzo. E va benissimo. C'è chi invece ha preferito dichiarare un picche e come vedete fra poco dichiarando un picche è più facile, ovviamente va l'appoggio a picche e questa mano qui si può decidere se giocare eventualmente la mancia a cuori oppure a picche. Per chi ha giocato la Druri però vorrei ricordare questo, vediamo, supponiamo che Ovest dica due fiori, che vuol dire appoggio terzo a cuori con una decina di punti. Est, prima di decidere, ovviamente Est, ecco, quelli che hanno dichiarato quattro cuori, va benissimo. Se volete essere più precisi, potete anche dichiarare due picche, che in questa sequenza qui significa è naturale. Allora, su due picche è naturale, vedete che è Ovest dall'altra parte, vuol dire tre picche, e questa mano qui è curiosa perché si possono giocare sia quattro cuori che quattro picche. E io adesso vi faccio vedere come si giocano quattro picche e poi vediamo anche, dato che molti hanno giocato quattro cuori, vediamo come si giocano quattro cuori. Allora, quattro picche, diciamo che ho l'attacco di sud normale e a fiori dove è la sequenza. E allora, giocando quattro picche in questa mano, vedete che voi avete un problema con l'attacco a fiori, prendete preso un asso. Adesso voi contate le prese, voi potete fare 4 prese a picche, una fiori 5. Se le cuori sono divise, potete fare 4 prese di cuori e in quel caso lì arrivate a 9. E la decima dove viene fuori? Dunque, la decima potrebbe essere, se le cuori sono divise, ovviamente io riesco ad affrancarmi ai cuori. Potrei scartare una quadra, adesso anche le picche possono essere divise. Vediamo poi il gioco di questa mano. Vogliamo che uno giochi normalmente, gioca asso di picche e re di picche e tutti rispondono. Beh, la cosa diventa anche già più agevole da parte del di grande. Adesso diciamo che può giocare cuori e ancora cuori, vince con l'asso.
E anche a cuori tutti disponibili. Beh, a questo punto battete pure l'altra picche, potrete farla per prima, ripeto. E adesso giocate fuori, cedendo la presa agli avversari. Bene, ora gli avversari possono incassare anche due prese di quadri, però la nostra donna di quadri diventa vincente, le due cose sono già vincenti. Se dovessero giocare ancora fiori, beh, noi la possiamo tagliare. E voi vedete che adesso sono riusciamo, adesso incasso le due cuori e più di due prese, le nostre 10 prese le abbiamo già fatte. Adesso facciamo 4 prese a picche più un taglio 5 più 4 prese di cuori più l'asso di fiori iniziale e siamo arrivati a 10 prese. Vediamo qui adesso ci possiamo scartare fiori o quadri indifferentemente perché abbiamo già fatto le nostre 10 prese. Adesso pagheremo 2 prese di quadri per il fronte di picche e la decima presa. Vediamo invece come si giocano 4 cuori perché apparentemente sembra facile anche quattro cuori, quattro cuori forse un pochino più complicato. Vediamo. Allora, este passo, non ti passo, resta dichiara quattro cuori. Diciamo che la dichiarazione si è aperto due cuori, il nord l'ho appoggiato e siamo andati a quattro cuori. E l'attacco, anche in questo caso, è fante di fiori. Abbiamo visto che a quattro picche bastava battere tre giri di picche, cedere la presa a cuori e diventava facile fargli. Qui adesso, beh, qui avendo due perdenti di quadri, i cuori devono assolutamente devono essere divisi tra i due, perché altrimenti finisce che si pagano due quadri e due prese di cuori, se uno dei due dovesse avere la quarta. E qual è la strada migliore? Beh, qui vedete che a differenza di prima, adesso, mentre prima potevo battere tre giri di picche e riuscire poi a fare un taglio, qui è un po' improbabile, a meno che non posso vincere con l'asso di fiori e giocare quadri. Potrei tagliarmi e giocare quadri, poi di nuovo ancora quadri e sperare che vediamo se io gioco quadri. Questi vincono e mi giocano ancora fiori. Ecco, allora, fra poco probabilmente ci arrivo, anche giocando ancora, vedete, gli avversari vincono, Così. gioco ancora più, e vedete che tra poco arriverò facilmente a fare gli scherzi, quindi mi taglio la quadri. Ma c'era il pericolo però che, allora, che gli avversari potessero giocarmi a tu. E se mi giocano a tu in questa mano, corro il rischio effettivamente di non riuscire più a tagliarmi la quadra è morta. Come si gioca questa mano? Il modo corretto di giocare questa mano? Ve lo faccio vedere, è questo qui. Allora, se il contratto è quattro cuori, tanto che dovete sperare che le cuori siano divise tra i due, cioè devono essere divise tra i due, perché altrimenti diventa un po' un problema farle. E allora, vediamo, con l'attacco fra i due di fiori. Questa mano si gioca. Attenzione, seguitemi attentamente. Fiori e fiori taglia. Passo di cuori e re di cuori devono tutti rispondere, devono essere divise. Bene, e adesso vediamo un altro fiore. Andiamo a morto con il fante di picche. E tagliamo l'ultima fiore. Stiamo giocando rovesciato. Guardate come diventa bella agevole questa mano. Adesso giochiamo picche, picche, picche. Gli avversari hanno una vincente di cuori che se la facciano quando vogliono. Più di una cuori e due non si pagano in questo. Adesso gli avversari, se vincono, ho già fatto 10 prese. Se vincono, adesso possono incassare le due quadri. Ma noi abbiamo fatto comunque 10 prese. Mano numero 9. Carlo, ci sei? Allora. Okay.
Hai detto qualcosa? No, non ti sentivo, pensavo che non ci fossi più. Allora, nel 9, nord a Plusenza, est di Carpasso, e sud, con quelle carte, molte hanno dichiarato Tresenza. È normale, avendo Asso nella mano, quindi uno pensa di portare 5 prese a coppia. Est attacco, re di picche. Allora, il dichiarante conta una picche, una cuori, due quadri e 5 fiori. Sono già 9 prese, a meno che non ci sia fante quarto di fiori. Però attenzione, guardate, bisogna avere anche un po' il colpo d'occhio, diciamo, qualche volta non ci se ne rende conto, oppure si gioca in modo così frettoloso e poi ci si rende conto che c'è qualcosa che non funziona. Le fiori non sono 4-0. E noi abbiamo una picca, una cuore, due quadri e 5 fiori da incassare. Però vediamo che cosa è successo. Votiamo lisciato e picche ancora. E hanno vinto 4. Adesso giocano fiori. Passo di fiori. Tutti hanno risposto. È soltanto che adesso però. In questo preciso istante qualcuno si rende conto, un momento, c'è qualcosa che non quadra. Non ho commesso errori, però io le fiori adesso sono bloccate. Se io incasso le fiori non riesco a fare 5 fiori, perché vedete, le due catene di fiori del morto sono più piccole della fiori che mi resta in mano. E io non ho commesso errori, cioè, no, avevo proprio, cioè non è, torniamo indietro. Non è che giocando a, ma, vedete, se avessi anche giocato l'8 e 10 di fiore fin dall'inizio, vedete che avendo in mano il 5, 6, l'8 e il 10, avevo le cartine comunque più alte, tutte le cartine che ho in mano sono più alte delle due cartine del morto. Quindi se non troviamo le fiori divise 2-2, ma le troviamo 3-1, ci stiamo mettendo nei pasticci perché abbiamo il colore di fiori bloccato. Come possiamo risolverlo? Bene, sembra strano, ma la soluzione ce l'abbiamo lì in mano. Si gioca, si prende la seconda volta perché si giocano i fiori e quando ci rendiamo conto che dobbiamo sbloccare il colore di fiori, ecco che allora si gioca, noi giochiamo la picche. E ci scattiamo i fiori. Certo, abbiamo liberato 3 prese ad avversari, ecco, questo qui si incassa 9 di picche, puoi incassare anche il fante di picche, scusate, torno indietro, qui può vincere con il fante di picche, noi qui la scattiamo, est può vincere con il fante di picche, incassare le altre 2 picche, sulle quali noi ovviamente ci scattiamo a quadri o cuori di mano. E noi abbiamo già però le nostre riprese perché le fiori sono state sbloccate. Qualsiasi adesso gli avversari giocano cuori o quadri, noi vinciamo di mano. E vedete, adesso incassiamo anche asse dei quadri e poi reclamiamo le ultime 3 prese perché le fiori sono state opportunamente sbloccate e adesso sono tutte vincenti. Adesso andiamo, incassiamo le 3 fiori del morto. Mano numero 10. Allora, est di Carpasso, sud di Carpasso, ovest apre un cuori, nord di Carpasso. Ecco, sempre per chi gioca alla Drury, ecco, questa è la mano tipica dove si dichiara due fiori, non perché ha le fiori, perché ha una decina di punti con l'appoggio terzo nel seme del compagno. Se il compagno fa la mano minima, può dire due cuori. Vedete che con quelle carte, avendo queste informazioni, può andare anche a quattro cuori. Ora, attacco 10 di picche. Allora, attenzione, guardate che queste mani sono mani banche. Conta bene il gioco, ma anche il controgioco. Guardate un po', il dichiarante di questa mano ha una perdente di picche, può perdere una presa di cuori, deve stare attento a non perdere due prese di quadri.
Ma lui dice, vabbè, ma io adesso la quadri eventualmente me la taglio, anche se la parte di quadri mi va male, questa mano qui diventa facile. Eppure, guardate, vi faccio vedere quali gli errori che sono stati commessi questa mano. Uno di fante di picche. Ecco, è chiaro che se Sud dovesse giocare adesso ancora, se gioca a quadri, diventa facile per il di grande. Ma attenzione, guardate che succede se uno gioca a cuori in questa mano. Che è il miglior controgioco. Adesso, certamente noi possiamo vincere, potremmo giocare a piccola cuori, fare la pasta di cuori, pure vice colasso, ma vediamo un po', mettiamo la dama di cuori, nord vince e rigioca cuori. E adesso? Certamente nessuno potrebbe fare asso e di fiori per scattare quadri, ma vediamo che giochi i quadri e passa la base dei quadri. Nord vince con il re e gioca il terzo giro di cuori. Vedete un po' com'è la situazione adesso. Certamente adesso qua la Sud è in una situazione poi un po' particolare, perché, però se adesso il gigante vince e incassa le cuori, alla fine vincerà, vediamo un po', vediamo, speriamo che incassi le cuori. Nord qui scarta le picche che non serve. Noi scartiamo la fiori e tocca a Sud, e Sud può scartare anche una picca. Gioca ancora fante di cuori. Qui ci può scartare anche una fiori, ma vedete che anche Sud ha qualche problema di scarto. Ovviamente non può scartare l'asso di picche. Però vedete che in questa mano qui, adesso, se il gigante gioca sulle quadri e non le trova divise, il contratto viene affossato. Dunque, vediamo un po' se si poteva giocare meglio questa mano. Tutto questo è successo perché abbiamo consentito all'avversario di giocare di battere tre giri a tu. Allora, c'era il modo per evitare questa roba qui. Adesso vediamo passo passo e il contratto è 4 muri. Sembra strano, ma a volte le cose più evidenti sono queste. È vero che viene istintivo mettere il fante di picche, ma noi dobbiamo impedire a Sud di entrare in presa proprio per giocare fuori. Quindi questa mano bisogna non mettere il fante di picche, lo si liscia. O ovviamente gli avversari fanno la presa, però Nord non può battere a tu, perché se batte a tu Nord lo può fare una volta, ma poi la volta dopo non lo può più fare. E noi abbiamo impedito a Sud di entrare in presa e di giocare fuori. Vediamo se questi giocano ancora picche, adesso noi la tagliamo. Possiamo anche andare a morto a fiori. Possiamo anche fare l'impasse di quadri. Vedete che ora la situazione è completamente diversa da prima. Vediamo se questi insistono a giocare picche, noi tagliamo. Adesso possiamo giocare asso di quadri e quadri la tagliamo a morto. Avendo tutte quante le atù maggiori, escluso ovviamente il re, e questa mano qui più del re di cuori non si paga. Addirittura ce le possiamo anche tagliare tutte quante le quadri ballenti. Vedete qui. Adesso possiamo anche alzare l'asso di fiori. Possiamo giocare ancora a fiori, vedete che anche se tagliamo di 10 non ci cambia nulla, quindi il nord può sottagliare, poi vedete il problema è stato risolto perché non abbiamo più perdenti a quadri. Mano numero 11. Allora, le ultime due sono quelle più impegnative per chi vuol recuperare. Come vedete, io mi metto sempre nelle condizioni eventualmente di guadagnare degli INPS proprio nelle ultime due mani. Vediamo, Sud apre un picche. Che si dichiara con le carte? Beh, molti hanno dichiarato due fiori, è normale.
Ovviamente non si può dire conto con il voto a quadri. Due fiori, non dichiara passo, e tocca est. Est dichiara due cuori. Tocca a sud. Diciamo che la maggior parte hanno dichiarato due picche. E ora? Quelli che hanno voluto spingere, perché vedete che adesso con le carte di est-ovest, dopo i due cuori, con le carte di ovest, ci sono quelli che hanno spinto la dichiarazione. Spinto come? Hanno dichiarato addirittura, sono andati a Slembo in questa mano qui. Diventa un po' il fatto di sapere su da riprodurre picche, sapere che il compagno è corto a picche, ha dichiarato due cuori, quindi le cuori dovrebbero averle e dovrebbero essere decenti, e vedete, non è da pellegrini immaginare di giocarlo a lembo. Infatti, io adesso, dato che la maggior parte ha giocato quattro cuori, ma voglio vedere che cosa è successo per quelli che hanno portato la dichiarazione fino a seguito. Se si può fare, l'attacco del sud. RDP. Dunque, a prima vista sembra che il contratto sia abbastanza agevole, no? Perché abbiamo la possibilità di fare 5 prese a cuori, 3 o anche 4 prese a fiori. Se le troviamo divise addirittura 5, possiamo tagliarci nei quadri, però. Vedete, non è che sia una cosa facilissima fare 12 prese. Certo, se le cuori sono divise 2-2 oppure le fiori sono divise 3-3 diventa più facile. Ma altrimenti le cose non è proprio semplice, perché il re di quadri in pratica è difficile riuscire ad affrancare una presa di quadri. Noi sappiamo che però una cosa certa, che l'asso di quadri sarà sud ha aperto. Quindi oltre ad avere il re dama di picche, probabilmente il re dama fante, ha anche l'asso di quadri, altrimenti non avrebbe l'apertura. E allora vediamo come si fa a giocare questa mano. Asso di picche. E la prima cosa da fare, battiamo un paio di giri di coppia. Bisogna farlo, R di coppia. Quando però scopriamo che il cuore sono 3-1, la situazione non è poi tanto evidente. Certo, ci possiamo tagliare una quadri, possiamo tagliare una quadri, poi giocare fiori fiori e sperare, ecco, vediamo, quelli che hanno giocato quadri l'hanno tagliato. E poi, sapendo che l'ultima cuori c'era a nord, hanno giocato fiori, fiori, dama di fiori. Tutto fila liscio, però i fiori non sono divisi a 3-3. Qui ci hanno scartato una picca. Boh. Poi hanno giocato fiori e l'hanno tagliata, francando la presa di fiori. Hanno giocato quadri, tagliata al morto. Adesso hanno giocato a fiori, però ecco, se Nord scarta è chiaro che diventa fai, ma Nord la taglia. E adesso? E adesso anche se surtagliamo, vedete, se arriviamo a fare 11 prese ma non riusciamo a fare la dodicesima presa. Eppure, questa mano qui, sapendo che molto probabilmente sud c'ha la pante di picche e l'asso di quadri, perché queste sono le cose fondamentali. Noi sappiamo che sud ha molto probabilmente la dama fante di picche, perché ha dichiarato un picche, poi due picche, e poi ha l'asso di quadri proprio perché ha l'apertura. E allora, vediamo come vanno a giocare queste sei. Carlo, ci sei? Sì, attacco re di picche, si vince il passo, battiamo pure tre giri di atù, togliamo il proprio di mezzo e dama di cuore. Fino a qui ci siamo, eh? Adesso andiamo a vedere le fiori. Se le fiori sono divise, abbiamo vinto. Se non sono divise le fiori, però vedrete come riusciamo a fare queste 12 prese. Guardate, le fiori e dama di fiori. Attenzione, qui
non si scarta la picche, perché viene istintivo scartare la picche, ma non ci serve adesso. Qui stiamo qui, si scarta la quale. Guarda, adesso fiori e la tagliamo. Ora giriamo quadri e la tagliamo. No, non è questo il modo per giocare la mano. Però la fiori l'abbiamo affrancata. E noi sappiamo che sud c'è l'asso di quadri e sappiamo anche che sud c'è la mafante di picche. E abbiamo mantenuto quel quattro di picche che è fondamentale. Ora non si gioca quadri, ma si gioca picche. E guardate che cosa succede. Sud può vincere con fante di picche. E adesso che fa? Cuori non ne ha più, fiori non ne ha più, è rimasta ancora con l'asso di quadri e la dama di picche seconda. Ma che gioca? Se gioca picche, se gioca la dama di picche, ci libera i 10. E vedete, noi la tagliamo e adesso è il morto è chiuso, perché la fiori è vincente, 10 di picche è diventato vincente, giochiamo quadri, tagliamo il morto e decremiamo tutte le prese. Torniamo indietro. E se invece della dama di picche dovesse giocare l'asso di quadri? Beh, se gioca l'asso di quadri, noi tagliamo al morto. Vedete? Tagliamo al morto, incassiamo il 7 di fiori su cui sputiamo via la catena di quadri e regaliamo le ultime due prese di mano. È chiaro che se Sud avesse giocato avrebbe una piccola quadri, beh, allora, sapendo che Sud ha l'asso di quadri, noi scartiamo dal morto e tagliamo di mano. Quindi vedete che soltanto sapendo che Sud c'ha l'asso di quadri e re dama fante di picche, molto probabile dalla dichiarazione, dall'attacco, ecco, con re dama fante di picche e l'asso di quadri, questa mano diventa facile. Ha anche trovato le fiori 4-2. Mano numero 12. La mano numero 12 è un po' quasi una piccola gemella di quella che abbiamo visto un poco fa. Sud apre un picche, scusate, ovest, teniamo indietro, ovest apre un quadri, nord dichiara passo, est dichiara passo. Ecco qui adesso il problema è la dichiarazione. Che si dichiara con le carte di sud? Beh, ci sono di quelli che giocano in questa sequenza i due che è l'apertura, però qui in questo caso qui siete troppo forti. Dire solo un picche è sbagliato. Quindi ci sono quelli che hanno dichiarato contro, va benissimo, contro, nord, su, quasi contro, nord vuol dire un senza, oppure può dichiarare due fiori. E adesso è chiaro che se uno adesso dichiara due picche, dice di avere una mano buona, ma è sufficientemente buona, cioè può passare nord se ha 7-8 punti? E questo è il problema. Perché ci sono quelli che non hanno chiamato la mancia questa cosa qui. E allora ci sono quelli che hanno dichiarato due quadri, hanno sullicitato, Nord ovviamente adesso sulla sullicita ha dichiarato due senza, est dichiarato passo, adesso hanno dichiarato tre picche, beh, adesso dopo questa dichiarazione non ci sono dubbi. Adesso è chiaro che il problema è se Nord adesso è autorizzato a dire quattro picche oppure deve dire tre senza. Ecco, voi vedete che sia in un caso che nell'altro sono due contratti, diciamo, realizzabili. Diciamo che supponiamo che il gioco sia quattro picche. Vedete che se si giocava tre senza con le picche divise diventava abbastanza facile, perché anche con l'attacco a cuori si pagavano quattro prese di cuori, però si riuscivano a fare sei prese a picche, l'asso di quadri e due prese a fiori a meno, e quindi era facile fare 9 prese o anche 10. Quattro picche invece è un problema. Come si fanno queste quattro picche con l'attacco re di quadri? Allora, ci sono di quelli che hanno lisciato il re di quadri, vediamo un po', lisciando il re di quadri, e questo continua con la donna di quadri. Adesso non è che lisciarlo ancora non ha senso, quindi è normale vincere col passo, però quando ci hanno fatto saltare l'asso di quadri, questa mano qui è un po' un problema, perché noi in teoria abbiamo tre prese di fiori, ma come facciamo a incassarle?
Purtroppo quell'attacco quadri, facendosi saltare l'asso di guardia al morto, ci impedisce di incassare i tre fiori. E con la, dato che Ovest è aperto, è molto probabile che abbia l'asso di cuori, e qui le cose si fanno un po' difficili. Torniamo indietro. Come si può giocare questa mano? Allora, questa mano qui, come nella mano precedente, basta ipotizzare, dato che sappiamo che l'asso di cuori ce l'ha Ovest, ipotizziamo che abbia attaccato da re dama fante. Certo che se Est c'è il fante, vabbè, pazienza, ma se Ovest attaccando di re, da re dama fante, guardate come si gioca questa mano, si vince il passo di quadri, battiamo pure le atù per togliere di mezzo le atù degli avversari, quindi picche, picche, terzo giro di picche. Diciamo che questo qui scarta, noi possiamo scartare una cuori o una fiori differentemente. Ecco, ora sblocchiamo l'asso donna di fiori. Noi sappiamo che l'asso di cuori ce l'ha Ovest. Se ha ancora dama fante di quadri, ora giriamo due quadri. E guardate un po', come nella mano di prima. Ovest vince con fante. E che fa adesso? Se anche avesse avuto una fiori, giocando fiori, noi avremmo fatto le tre prese di fiori, cioè la decima presa, quella che ci manca. Il nostro problema era come incassare le di fiori. Quindi, se Ovest dovesse giocare fiori, noi facciamo le di fiori e facciamo la decima presa. Altrimenti, che cosa può giocare Ovest? Se gioca cuori, ci regala la decima presa con le di cuori. La miglior difesa sarebbe quella di giocare la dama di quadri, ecco, dama di quadri, ma noi, ecco, noi non dobbiamo tagliarla, ci scattiamo la cuori perdente. E ora la mano è definitivamente vinta. Perché vedete, adesso se dovesse giocare fiori, il re di fiori è la decima presa, se gioca quadri, è il 10 di quadri è la decima presa, e se gioca cuori, è il nostro re di cuori che diventa la decima presa. Quindi vedete. Ipotizzando re dama fante con l'attacco diventava anche abbastanza facile fare questa cosa. Ok, ciao a tutti, Ciao, arrivederci alla buonanotte, prossima. grazie. Ciao, Ciao, buonanotte. Buonanotte a ciao, tutti. buonanotte.